Tracchetti e Isernia spettacolo prima sugli spalti e poi sul campo, come del resto preventivato alla vigilia. Lo show musicale dei DJ di H7 sono stati molto graditi dal pubblico dell'Angelini, registrato il record di presenze con oltre 4.000 spettatori, un centinaio di tifosi molisani. Altra buona notizia, la presenza sugli spalti di tante famiglie, in perfetta sintonia con la nuova proprietà che intende lo sport come competizione ma anche come momento di aggregazione. La notizia meno bella è il risultato di parità, un 2-2 che sta stretto ai ragazzi di Gnoffo, considerando le occasioni non concretizzate nella ripresa grazie anche alle parate, alcune prodigiose, del portiere molisano Draghi. Rimane comunque una prestazione molto buona, forse la migliore del Chieti in questo primo scorcio di campionato, se si escludono i primi 20 minuti di confusione. Nel Chieti out Balice Oddo, Gnoffo conferma la stessa formazione di Senigallia. Dicevamo dell'approccio migliore, quello dell'Isernia, che ha tenuto il baricentro alto, inducendo il Chieti a commettere errori sanguinosi, uno dei quali al 20° consente ai molisani di segnare con Facundo. La reazione del Chieti è rabbiosa e immediata, passano 2 minuti e Forgione pareggia. Il capitano sfrutta l'assist di Ceccarelli, uomo ovunque, tuffo di testa e palla in rete. Il Chieti insiste, aumenta i giri del motore e al 39° la ribalta. Da una punizione di Di Paolo Antonio la sfera arriva a Falle, che insacca di prepotenza il gol del 2-1. Per il numero 9 neroverde è il secondo centro stagionale. L'Isernia però si riorganizza subito e 3 minuti dopo pareggia. Punizione bomba di Facundo, che piega le mani a Servalli e si insacca per la gioia dei sostenitori molisani. Nel recupero neroverdi vicini al terzo gol, ma l'estremo difensore molisano, con l'aiuto del palo, si salva su Forgione. Con le immagini di Alberto Capo si passa alla ripresa. Dopo un paio di azioni, una per parte, il Chieti prende campo e inizia a schiacciare nella propria metà l'Isernia. Gnoffo inserisce forze fresche dentro Don Sa, Cordova e Gibilterra e al 25° fa gridare al gol. Sul lungo fallo laterale di Della Quercia, Fall colpisce bene di testa, ma Draghi è miracoloso. Al 39° ancora Chieti, mischia furibonda in area molisana, ma la palla non vuole saperne di entrare. A una manciata di secondi dal termine, il neoentrato Gibilterra potrebbe chiuderla, ma Draghi è ancora una volta determinante. Al triplice fischio dell'arbitro Moretti di Cesena, applausi per tutti. Il Chieti conserva il primo posto, anche se ora il vantaggio si è ridotto ad una lunghezza su San Benedettese e Fossombrone in una classifica cortissima. In 2 punti ci sono ben 7 squadre. Domenica prossima ancora nero-verdi all'Angelini per un derby che promette scintille contro il Teramo.